Corte ha riconosciuto la responsabilità sia dell'uno che dell'altro, anche se per Natale con un titolo di reato diverso, e questo per noi parte civile era quello che interessava. Certamente rispetto alla gravità del fatto è una sentenza indubbiamente generosa, ma ripeto, noi parte civile non eravamo interessati alla entità della condanna, eravamo interessati al fatto che venisse riconosciuta la responsabilità di entrambi, tenendo conto che per uno dei due era stata dalla difesa chiesta addirittura l'assoluzione. Però comunque questa sentenza non conferma il fatto che non sapessero che erano dei carabinieri? Non conferma? Il fatto che non sapessero che erano dei carabinieri, essendo caduta l'aggravante. Dobbiamo leggerlo, ma questo rientra nella interpretazione che la Corte ha fatto di questa vicenda. Però, ma le ripeto, noi partecipi non è che siamo interessati al problema di un aggravante o di un attenuante. Interessava solo il riconoscimento della responsabilità di entrambi, in modo particolare ovviamente di Natale, perché per quanto riguarda l'altro ormai era addirittura passato in giudicato la sentenza che ne affermava la responsabilità come esecutore. Io non oso immaginare la sentenza in America, o meglio la pena in America, quale poteva essere con l'uccisione di un poliziotto americano da parte di due studenti italiani in cerca di cocaina e in cerca appunto di una serata da sballo come quella che i due americani hanno messo in essere qui a Roma nel luglio del 2019. Questa sentenza che cosa vi lascia? Ma questa sentenza, leggiamo le motivazioni, come dice il professor Coppi, è comunque una sentenza che soddisfa le parti civili nella misura in cui in una certa misura l'impianto accusatorio, soprattutto nei confronti di Elder, che è l'esecutore materiale, ha retto. Quindi attendiamo fiduciosi, moderatamente fiduciosi, le motivazioni. Abbiamo visto Rosa Maria andare via. Che cosa le ha detto dopo la sentenza? È riuscito a parlarle, a strapparle in qualche... Rosa Maria è totalmente devastata da questa sentenza. Anche lei mi ha detto che è sfiduciata e veramente amareggiata.